Il castello Pandone a far da sfondo, nell'aria le iconiche note di Maria di Bernstein, è il prologo di una serata speciale all'insegna della musica immortale, da Morricone a Manini, Rota, Porter e appunto all'autore della colonna sonora del celeberrimo West Side Story. Ad emozionare la platea salita in piazzetta Antonio De Curtis, senza farsi scoraggiare dalle proibitive temperature del periodo, l'Orchestra Sinfonica del Molise, magistralmente e briosamente diretta dal maestro Stefano Nanni. L'evento, alla prima edizione, reso possibile dall'impegno e dalla passione dell'associazione Noi Ci Siamo. Ma credo una serata molto molto particolare, cioè, la location è molto molto particolare, l'Orchestra Sinfonica del Molise è una garanzia, quindi credo che sarà un evento assolutamente particolare da non perdere. Ecco, quanto si vede in tanti hanno risposto positivamente all'invito. Sì, questo mi fa piacere perché è un evento culturale di grandissimo spessore a cui Venafro probabilmente non è nemmeno troppo abituato, quindi questa partecipazione mi inorgoglisce ancora di più come presidente dell'associazione. Venafro ha bisogno di cultura e cerchiamo di farlo organizzando degli eventi di altissimo spessore culturale. Ad arricchire ulteriormente l'evento, il percorso a tema tra musica in filo diffusione e immagini, tra i vicoletti del centro storico fino alla location, le cospicue presenze anche da fuori città, una conferma che sì, il percorso ideato da Noi Ci Siamo è quello giusto. Lei non è di Venafro, viene da fuori, giusto? Sì, fonte greca. Perché ha deciso di partecipare? Sono quegli eventi che attirano, sono eventi culturali che comunque ti prendono e chi è che è interessato, vale la pena viverli. A proposito di Fusion Art, questo il nome dell'evento, torna domani sera con un altro imperdibile appuntamento. Sarà la volta del Jazz Manouche, protagonista sul palco, un artista di fama mondiale, Stokelo Rosenberg.